Allora ragazzi, abbiamo impiegato praticamente tutto il mese di marzo, ci siamo concentrati sul primo impianto motore termico che abbiamo studiato, ne dobbiamo studiare ancora altri tre, più un quarto che non è termico ma sempre impianto motore. E quindi abbiamo parecchie cose da fare, qui dovremmo parlare delle macchine operatrici. Però vabbè, è chiaro che come avevamo anticipato e come abbiamo visto, abbiamo utilizzato l'impianto motore con turbina a gas come esempio per richiamare una quantità di cose, da alcuni concetti di termodinamica di base che sono appunto alla base delle conversioni termodinamiche di cui ci stiamo occupando. Abbiamo fatto alcune considerazioni sul processo di combustione, forse non ve l'ho neanche detto, ma abbiate cura dei vostri appunti su quegli argomenti, perché così nello specifico sul libro di testo che vi ho consigliato non li trovate, quindi o ve ne dovete andare a guardare su altri libri oppure fare appunto affidamento sui vostri. A questo punto quindi vediamo di introdurre un altro importante impianto motore termico, come dicevamo quello che storicamente è nato per primo, possiamo dire, già nella prima metà del 1800. Parliamo degli impianti motori con turbina a vapore. Questi impianti seguono un ciclo termodinamico che impieghiamo giusto due minuti per generalizzare ancora una volta le cose e poi immediatamente andremo al sodo. Vi voglio segnalare appunto che la termodinamica di questi cicli ha una forte base comune. Vi ricordate, abbiamo insistito abbastanza su questo tema. Il concetto di ciclo termodinamico è sempre quello di prelevare un fluido, innalzarne il livello di energia meccanica, diciamo di prima specie, in particolare abbiamo visto energia di pressione, andando a trasferire appunto lavoro al fluido. In seguito si trasferisce energia termica, si porta il fluido nelle condizioni di massimo livello energetico, caratterizzato dal classico punto indicato con il numero 3, più o meno quasi tutti i diagrammi che andiamo a studiare, in modo tale, quindi fornendo energia termica che viene ottenuta a spese di una fonte primaria di energia, una qualunque, non c'è bisogno di indicare quale, però diciamo la natura mette a disposizione energia termica, a noi occorre energia meccanica e eventualmente elettrica, e quindi ancora una volta dobbiamo ricorrere alla conversione termodinamica del calore in vapore. E quindi una volta raggiunto il punto di massimo livello energetico, il fluido in questione, in generale, qualunque esso sia, è pronto per effettuare questa operazione che è quella che massimamente ci interessa, cioè ottenere da qualche parte in una macchina motrice, sull'albero di questa macchina motrice, energia meccanica. È per questo obiettivo che si realizza ognuno di questi impianti di cui ci stiamo occupando, e quindi diciamo una generica trasformazione fatta così, insomma, più o meno in questa maniera.
Ok, e dalla quale appunto noi ricaviamo energia meccanica. Come sappiamo, il secondo principio della termodinamica ci impone la restituzione alla per poter ricominciare a ripetere tutto il ciclo, una parte del calore introdotto deve essere restituito all'ambiente. E questo sarà ancora valido anche per il ciclo termodinamico che andiamo a studiare. Abbiamo visto come per queste quattro trasformazioni si specializzino nel caso di ciclo Joule con le due adiabatiche e due isobare, no? L'adiabatica di compressione, l'isobara per la somministrazione del calore, la diabatica d'espansione e l'isobara per la sottrazione del calore. E anche il ciclo degli impianti di motori con turbina a vapore chiaramente non sfugge a questa logica. La differenza di fondo, quindi la forma diversa che voi troverete sul diagramma, per esempio sul piano PS, potremmo vedere anche sul piano HS, è interessante guardarlo, e le differenze evidentemente grafiche che proprio saltano agli occhi dipendono esclusivamente dalla differenza proprio sul tipo di fluido motore, sul tipo di fluido di lavoro, il fluido sostanzialmente che andrà nella macchina motrice, in quella turbina, ad espandere, come abbiamo detto, a fornire l'effetto utile del nostro impianto. E che chiaramente in questo tipo di impianto e di conseguenza nel ciclo che andremo a studiare è rappresentato da appunto il fluido motore, rappresentato dal vapore, come dice il nome, che espande nella turbina omonima, e che è un vapore che riscaldandolo, raffreddandolo, comprimendolo, espandendolo, chiaramente, come sapete, a differenza di un gas, sarà soggetto anche a dei cambiamenti di fase. E quindi queste circostanze, in particolare i due passaggi di stato liquido-vapore, poi di nuovo vapore-liquido, evidentemente vanno a caratterizzare questo tipo di ciclo e quindi a marcare le differenze con quello che abbiamo studiato fino a qualche giorno fa, dove chiaramente, essendo sempre il fluido trattato un gas in ogni circostanza, sia nell'impianto a circuito chiuso, che abbiamo visto è un impianto alquanto teorico, poco, con pochissime realizzazioni pratiche, dove però appunto il fluido di lavoro era un gas che non cambiava mai composizione né massa, o altrettanto però nell'impianto di gran lunga molto più diffuso, l'impianto abbiamo detto a circuito aperto, ovvero a combustione interna, dove il fluido cambia, il fluido che evolve all'interno dell'impianto cambia sia come composizione, nel compressore abbiamo visto parliamo di aria, nella turbina parliamo di prodotti della combustione e abbiamo, ci siamo trattenuti, non a caso abbiamo anche dato una precisa composizione di questi gas prodotti della combustione. Cambia quindi anche leggermente la massa di fluido che opera nei diversi componenti dell'impianto, ma sempre di gas si tratta. E quindi, diciamo, in ogni caso le trasformazioni restano quelle che abbiamo visto caratterizzare quello che abbiamo chiamato ciclo di Joule. E non si parla di, chiaramente, di passaggi di fase, trattandosi sempre comunque di gas.
Ecco quindi, diciamo, le differenze, che sono differenze appunto, diciamo, più di tipo di dettaglio legate al tipo di fluido che concettuali, perché quelle quattro trasformazioni che ho scarabocchiato prima chiaramente sono, si ritroveranno anche a proposito del ciclo caratterizzante gli impianti con turbina a vapore. Quindi ti viene, per poterlo disegnare questo ciclo, il nostro diagramma necessariamente si arricchisce di un nuovo elemento che finora non ci siamo mai dovuti preoccupare di disegnare, ovvero la curva che definisce lo stato fisico del fluido di lavoro. Ricorderete questa rappresentazione dovuta a un termodinamico di qualche secolo fa, si chiamava Mollier, per un fluido quale fluido un liquido, quindi che cambia fase, ognuno ha la sua curva di stato caratteristica. Quella del vapor d'acqua assume questa forma che credo vi sia familiare, tipo una sorta di campana. Ricordate anche, ma lo richiamiamo in pochi secondi, visto che ne stiamo introducendo questo capitolo, impieghiamo pochi secondi per richiamare il significato di questa curva, che lo so che già conoscete, ma pochi secondi che forse vale la pena per un richiamo. Curva appunto cosiddetta campana, all'interno di questa curva la zona compresa all'interno di queste due curve limiti inferiore e superiore rappresenta il campo del vapore umido, come si suol dire, cioè in ciascun punto di questa curva abbiamo del vapore saturo di fase liquida, quindi è una miscela di fase dove, a seconda di dove ci si trova, quindi a seconda di quella grandezza che vi ricordate si chiama titolo della miscela, ci sarà una presenza di fase liquida maggiore o minore rispetto alla fase vapore vera e propria, ma comunque tutti i punti all'interno di questa curva campana sono caratterizzati dalla coesistenza di queste due fasi, quindi vapore umido, come si dice in poche parole. Questa che chiamiamo curva limite inferiore rappresenta il confine fra il liquido vero e proprio, possiamo chiamarlo sottoraffreddato, cioè, ma insomma sono dettagli in questo momento interno, cioè a sinistra di questa curva, insomma, se io prendo un punto qua o qua o qua o qua giù, chiaramente questo stiamo parlando evidentemente di fase liquida. Sulla curva appunto abbiamo le condizioni di saturazione, cioè quelle in cui sono in equilibrio le due fasi e quindi inizia la fase di passaggio. Analogamente su questa curva limite superiore troviamo la curva del vapore ancora saturo, ma cosiddetto secco, perché è in condizioni di equilibrio, cioè basta pochissimo per ritornare in fase umida, ma su questi punti che giacciono su questa curva il vapore è secco, cioè è saturo, ma è ancora saturo, ma è secco, cioè la fase liquida è scomparsa. Il titolo, che è appunto il rapporto fra la fase
vapore la massa del vapore sulla massa della miscela di fase è 1, vale 1 su questa curva superiore, vale 0 su questa inferiore. E viceversa, quindi poi ancora tutti i punti che sono in questa zona del mio diagramma rappresenta quindi un vapore sicuramente secco, sicuramente privo di fase liquida, che è caratterizzato, prende il nome di vapore surriscaldato, proprio per distinguerlo dal vapore saturo secco, che è tipico solo della fase d'equilibrio dei punti caratterizzanti questa curva limite, e appunto è un vapore è un vapore surriscaldato, quindi praticamente senza più nessuna traccia di liquido, e diciamo è l'unica zona del diagramma in cui questo fluido vagamente un po' più assomiglia ad un gas, il cui comportamento diciamo può essere, per alcune considerazioni che andremo a fare, può essere assimilato a quello di un gas. Okay. Quindi tipicamente il punto di partenza, quel punto 1 che abbiamo tante volte preso in considerazione come punto di inizio del nostro ciclo, sarà chiaramente un punto che rappresenta delle condizioni in cui questo liquido è questo fluido, scusatemi, è disponibile ed è il punto a cui ritorna alla fine del ciclo. Quindi è abbastanza lecito immaginare un punto, un po' ve lo ricordate, un po' lo chiariremo fra un momento perché lo andiamo a scegliere proprio su questa curva, diciamo è il punto di minimo livello energetico del fluido, quello di inizio ciclo o fine, chiaramente coincide anche con la fine di un ciclo precedente. E quindi la prima trasformazione che prendiamo in considerazione l'abbiamo richiamata proprio qualche attimo fa, quindi credo sia ormai superfluo aggiungere altri commenti. La prima trasformazione serve a innalzare il livello di energia di pressione del fluido, portarlo a un livello diciamo considerevolmente superiore rispetto a quello dell'ambiente col quale interagisce poi la macchina motrice, la turbina, come andremo a vedere. Quindi una trasformazione tipicamente di compressione di questo fluido, quindi di questo liquido, che possiamo tranquillamente schematizzare ancora una volta come una trasformazione adiabatica, e come al solito guardiamo all'inizio il ciclo ideale anche isentropica. La cosa da precisare subito è che mi serve per una questione di grafica, ma in realtà questa trasformazione, vedete questo segmento così piccolo che vi ho tracciato, adoperando questa scala, quindi, insomma, è fuori scala, nel senso che normalmente diciamo, questa trasformazione di compressione andrebbe rappresentata con un segmento ancora più piccolo di questo che io vi ho disegnato, però poi non ci saremmo tanto capiti con il disegno. Perché? Perché questo rappresenta in pratica l'incremento di temperatura che subisce questo fluido, che vi ricordo è un
liquido, la cui variazione di volume a seguito della compressione è estremamente modesta, e quindi anche l'incremento di temperatura che ne risulta è estremamente modesto. E a tutto questo corrisponde evidentemente anche una quantità di lavoro che dovremo andare a somministrare. Ricordo, con buona approssimazione, lo possiamo sempre vedere in questi come integrale di P/dV, dove quel volume specifico è molto più piccolo, circa tre ordini di grandezza più piccolo rispetto a quello di un gas, ad esempio dell'aria, che abbiamo preso come riferimento alla volta scorsa parlando dei cicli degli impianti del ciclo giallo, l'impianto con una turbina a gas. E quindi questo significa che anche per incrementi molto forti della pressione, questo lavoro di compressione è estremamente modesto, come appunto l'incremento di temperatura, e quindi anche in questo caso, se lo vedessimo come differenza di entalpia H2-H1, avremmo conferma di quanto modesta sia questa, in questo caso, la spesa di energia necessaria per produrre il desiderato incremento di pressione. Okay. Dopodiché quello che andremo a fare quindi sarà lo scarabocchio solito che abbiamo fatto prima, e traduciamo quello scarabocchio in una trasformazione, in questo caso corrispondente alla somministrazione di calore che, come sappiamo, alla fine della compressione dovremo andare a effettuare per portare appunto il nostro fluido di lavoro al desiderato livello massimo energetico, quindi in condizioni pronto per andare a lavorare nella macchina motrice, nella turbina. Ok? E quindi somministrazione del calore, possiamo, come abbiamo visto anche per il ciclo Joule, supporre con ottima approssimazione, trascurando un po' di perdite di carico, di modesta entità, supporre questa trasformazione isobara a pressione costante. Quindi appunto non cambia il concetto che abbiamo già visto, cambia un po' la forma evidentemente, e in alcuni casi cambia significativamente di queste isobare, per esempio, e in particolare appunto se io vado a riscaldare a pressione costante questo liquido, l'andamento è un andamento, per esempio, di questo tipo, okay, dove, diciamo, come immaginate facilmente, se la pressione non cambia, a furia di somministrare calore, okay, il fluido, che era appunto un liquido, cosiddetto liquido sottoraffreddato, perché si trova a pressione elevata e a temperatura bassa, e quindi, diciamo, condizioni lontane, per esempio prendiamo come al solito come riferimento l'ambiente, è chiaro che la sua temperatura di saturazione sarà molto più alta rispetto a quella che avrebbe avuto a pressione atmosferica, e appunto la temperatura di saturazione la possiamo immaginare a questa altezza, per il fatto che il fluido qui, a partire dal punto 2, ha acquistato una pressione ben più elevata rispetto a quella atmosferica, okay? Ma ordine di grandezza qualche centinaio di bar.
Ok, poi vedremo qua. Arrivati a questo punto, se continuiamo a somministrare calore, evidentemente che cosa fa il fluido? Inizia il suo passaggio di fase, e quindi ecco la differenza proprio nella grafica, e quindi poi alla fine andremo a costruire un ciclo che uno lo guarda, non assomiglia a quello che abbiamo studiato fino all'altro giorno, ma diciamo non per una differenza concettuale, ma ripeto, una differenza dovuta al diverso stato fisico dei due fluidi. Perché infatti, continuando ancora a somministrare calore al fluido, okay, questo appunto, una volta che ha raggiunto la condizione di saturazione, se io gli fornisco tutto il calore latente di vaporizzazione corrispondente a questa pressione, il fluido in pratica avrà il suo passaggio di fase, e quindi evapora, diventa sempre più secco fino a diventare appunto vapore saturo secco, quello di questo punto qui. Questo sarà 2 primo, questo chiamiamolo 2 secondo. Ok? Questo Q1 secondo rappresenta appunto il calore di vaporizzazione del fluido corrispondente a quella pressione. Quindi diciamo, l'ipotesi di somministrazione di calore a pressione costante rimane in piedi, rimane valida, è sempre quella che abbiamo visto all'inizio, l'abbiamo vista nel ciclo giallo, però ecco, vedete, subito salta all'occhio la differenza, nel senso che forse da 2 a 2 primo abbiamo qualche analogia con la somministrazione di calore che abbiamo visto nel ciclo giallo. Da 2 primo a 2 secondo abbiamo la significativa differenza dovuta al fatto che se io somministro calore a pressione costante a un fluido che cambia fase, chiaramente non ne aumenta la temperatura. Questo tratto di somministrazione del calore, oltre a essere isobaro, è anche isotermo, e quindi questa la trasformazione 2 primo 2 secondo è isotermobarica, cioè a pressione e temperatura costante, evidentemente durante il passaggio di fase. Giusto un piccolo riferimento, un piccolo cenno storico, anche una piccola, visto che siamo le fasi introduttive, una piccola precisazione a livello terminologico. Diciamo, i primi impianti che sfruttavano questo tipo di ciclo, a prescindere da come fosse la macchina motrice, i primissimi impianti portavano il vapore in questo punto e poi lo facevano espandere non in una turbina, di cui ci andremo ad occupare tra breve, ma in una macchina volumetrica, una macchina alternativa con uno stantuffo, che cioè sfruttavano l'energia del vapore per fare andare su e giù questo stantuffo, e poi c'era un cinematismo, un manovellismo di spinta rotativa, si chiama, penso l'abbiate studiato in meccanica applicata alle macchine, che trasformava il moto alternativo dello stantuffo in moto rotatorio di un albero, e questo diciamo caratterizzava queste macchine, e venivano molto utilizzate sui treni, i famosi treni a vapore, che avrete sentito parlare, avete visto qualche film, immagino, e via discorrendo. Oppure comunque diciamo un'evoluzione di cui parleremo, perché ne vedremo i vantaggi, diciamo, e il vapore in queste condizioni veniva fatto espandere appunto in una macchina motrice dinamica, quindi a differenza di quella volumetrica alternativa di cui abbiamo parlato, una macchina dinamica, cioè come abbiamo detto e come ripeteremo tra un po', macchine che effettuano la trasformazione energia del fluido, energia meccanica,
mentre il fluido attraversa la macchina stessa. Ok? E quindi espansione, cioè una, praticamente si dava la possibilità di tornare ad una pressione, per esempio quella di partenza, ok? Quindi a livello di ciclo ideale una trasformazione grosso modo di questo genere, okay? E quindi questo significa che alla fine di questa espansione, no? Durante l'espansione ricaviamo il nostro lavoro di espansione, come vedete il fluido qui ha raggiunto la temperatura e la pressione minima del ciclo, ma ha ancora un contenuto energetico superiore rispetto a quello iniziale. Perché? Perché qui è in fase vapore sacro, quindi proprio se voi penso che ricordiate queste cose, però numericamente i joule di energia entalpica del fluido del punto 4 sono di gran lunga superiori a quelli del punto 1, sono il calore di vaporizzazione per il titolo X con 4, ricordate? Okay. Mentre qui invece rappresenta soltanto il calore sensibile del fluido, appunto qui X vale 0. Questo ciclo appunto storicamente è stato il primo adottato facendo espandere il vapore a partire da questo punto, e questo è quello che storicamente appunto si chiama ciclo Rankine. Ok? Ho smesso di ho interrotto la descrizione. Chiaramente quindi il calore che bisogna sottrarre, quel calore di vaporizzazione che avevo scritto un attimo fa e che mi sono affrettato a cancellare, rappresenta il calore che occorre restituire all'ambiente, quindi tutta quest'area qui. Rappresenta tutto il calore che restituiamo all'ambiente per poter far ricominciare, ripartire il ciclo dal punto 1. E questo era appunto il ciclo utilizzato con alcune varianti per quanto riguarda pressioni, temperature e titolo della miscela alla fine dell'espansione. In ogni caso questo tipo di ciclo, anche volendo fare considerazioni di ciclo ideale, quindi trascurando le perdite nei singoli componenti, immaginando che ogni componente abbia un rendimento, appunto come si fa nel ciclo ideale, rendimento unitario, a livello di rendimento globale di questo ciclo ideale, fatto in questa maniera, qualunque siano più o meno i valori di pressione e temperatura scelte, come se diciamo, le prestazioni sarebbero state alquanto scadenti in termini di lavoro specifico, quindi prodotto per unità di massa di fluido utilizzato, ma soprattutto in termini di rendimento globale. Quindi diciamo, la sua immediata evoluzione è stata rappresentata dal fatto di dire ma perché questo vapore, una volta che è diventato secco, perché lasciarlo cominciare a farlo espandere già in queste condizioni? Se noi continuiamo a somministrare calore al vapore una volta che è diventato saturo secco, quindi a partire dal punto 2 secondo, possiamo
innalzarne ulteriormente la temperatura, quindi il contenuto energetico complessivo, il valore dell'entalpia, appunto del punto di massimo livello energetico raggiunto dal fluido, può crescere se continuiamo. Qui abbiamo fornito tutto il calore necessario per portare in condizioni di evaporazione il liquido, poi abbiamo fornito il calore necessario per la completa evaporazione. Se forniamo una terza aliquota di calore, per esempio per portarlo a una temperatura ancora più elevata, ecco, qui al punto 3, ecco, il nostro punto 3 rappresenta il punto di massimo, il famoso punto di massimo livello energetico del fluido. Sicuramente l'entalpia di questo fluido, in condizioni 3, sarà significativamente più alta rispetto a quella del punto 2 secondo, e diciamo questo modo di disegnare appunto perché nel campo del surriscaldato l'isolara, quindi possiamo sempre immaginare che dal punto 2 al punto 3 la pressione non sia più cambiata, a meno, come vi dicevo, di qualche trascurabile perdita di carico, e soltanto appunto una volta che il vapore è diventato saturo secco e continuando a somministrare calore, quindi l'isobara nel piano del surriscaldato ricorda un po' le isobare che abbiamo studiato fino a qualche giorno fa relative al ciclo di Joule, cioè un andamento di questo tipo sul piano TS. Okay? E quindi sono queste le condizioni in cui diciamo che il fluido è pronto a lavorare, pronto a cedere la sua energia entalpica alla macchina motrice, che ne ricaverà in cambio il lavoro di espansione. Quindi l'espansione ideale per il momento sarà una trasformazione di questo tipo, e il punto di fine espansione, il punto 4, sarà rappresentato da, in questo caso, da quest'altro punto qui. Ok. Ancora una volta, in uscita dalla turbina avremo un vapore. Sarà un po' più secco in questo caso, avrà un titolo più elevato rispetto all'esempio di prima, perché siamo partiti da una temperatura decisamente più elevata, ma sarà vapore, e evidentemente per riportarlo in condizioni di liquido dovremo andare a sottrargli calore per appunto condensarlo. Quindi bisognerà sottrarre tutta questa, ancora una volta, quantità di calore, che sarà sempre il nostro Q con 2, per poter far ripartire il ciclo. Con questa variante, qualcuno lo chiama sempre ciclo Rankine, in realtà questa variante fu suggerita da un signore che si chiamava Irn, nel momento in cui appunto si spinge il vapore a entrare nel campo del surriscaldato, quando si utilizza appunto come fluido motore non un vapore saturo secco, ma un vapore surriscaldato, questo a rigore di termini. Però al di là dei termini, appunto, dal punto di vista termodinamico, notate come, cioè, a occhio potete vedere come ci sia una cospicua differenza tra avere l'espansione a partire dal punto del saturo
oppure a partire da uno qualunque, insomma, mi potevo fermare qui, potevo proseguire fino a qui, poi diremo qualcosa sui numeri, temperature e pressioni, dei cicli più utilizzati, ma comunque, diciamo, spingendoci nel campo del surriscaldato, è chiaro che otteniamo un incremento sul lavoro di espansione e poi vedremo anche sul rendimento del ciclo vistoso, significativo. Ok. Chiaramente questo è il ciclo di riferimento e andiamo lentamente a vedere dove facciamo un po' di lo schemino dell'impianto in cui si realizzano queste quattro trasformazioni. Quindi abbiamo detto che se noi partiamo dal punto 1, dove raccogliamo il liquido alla fine della fase di condensazione, limitiamoci a una rappresentazione molto schematica, come vedremo dopo, alla fine, diciamo, avremo più di una macchina che va materialmente a comprimere il volume. Schematizziamo tutta l'operazione 1-2 avvenire in quest'unica macchina dove si realizza la compressione di questo liquido e che appunto si rappresenta graficamente in questa maniera, vedete, un po' diversa dal trapezio che abbiamo utilizzato per il compressore. Questa è una macchina che concettualmente e anche geometricamente somiglia molto ad un compressore, soltanto cambia il suo nome, cambia a livello di normativa internazionale il modo di rappresentarla, perché appunto il compressore si chiama così quando, e questo il compressore fa parte, sfruttiamo queste occasioni che ci capitano per fare un po' di quella noiosa parte di terminologia che però è importante perché ci serve, altrimenti se ci mancano le parole non sappiamo poi come intenderci, come comunicare. Una volta si impiegavano delle lezioni soltanto a fare un lungo elenco di termini che caratterizzavano le singole macchine. Chiaramente mi sembra una cosa alquanto noiosa e poco utile, poco efficace, quindi, però quando poi le incontriamo mi sembra giusto caso per caso andare ad attardarsi un attimo. Compressore. Il compressore appartiene a quella categoria che, vi ricordate, abbiamo definito di macchine operatrici. No, macchine operatrici si chiamano così proprio perché con questo termine si vuole sottolineare che sono macchine che prelevano energia meccanica prodotta o in qualche modo da qualche parte per incrementare, per trasferire questo il contenuto di energia al fluido che attraversa la macchina per incrementare il livello di energia del fluido, in particolare parliamo di energia di pressione del fluido, ma non necessariamente, non solo quella, insomma, ma comunque il livello energetico del fluido. Una macchina quindi operatrice. Chiamiamo compressore questa macchina operatrice nel momento in cui il fluido in questione, il fluido che viene elaborato da questa macchina operatrice, sia un gas. Okay? La stessa macchina operatrice che concettualmente fa la stessa operazione, quindi di trasferire energia di prima specie al fluido per incrementarne il suo livello di energia in termini di pressione, in termini di energia
gravitazionale in termini di energia cinetica, quindi complessivamente. E se il fluido che elabora è un liquido, non più un gas, si chiama pompa. Questa è la terminologia di tutto il mondo, non è che soltanto noi, solo in quest'aula, cioè, nel mondo cioè, esiste questa distinzione. Quindi appartengono evidentemente alla stessa categoria, quella delle macchine operatrici. Non mi ripeto perché si chiamano così, qual è la loro funzione, e hanno due nomi diversi proprio per segnalare immediatamente la differenza sul tipo di fluido che e quindi nel nostro caso la nostra macchina operatrice sicuramente quella che effettua la trasformazione 1-2 è una pompa e non più un compressore. Okay. Dopodiché abbiamo il componente all'interno del quale si realizza la somministrazione di calore al fluido. Okay. Cioè, quel componente all'interno del quale si somministra calore al liquido e questo, come abbiamo detto, a furia di fornirgli calore cambia anche fase, e questo componente tipicamente si chiama generatore di vapore, banalmente, perché appunto genera vapore a partire da un liquido, acqua in fase liquida, fino a portarlo in fase vapore. Abbiamo detto praticamente oggi in nessun impianto ci si ferma appunto 2 secondi, ma viene sempre il vapore portato in condizioni di surriscaldato. E quindi il generatore di vapore che cos'è? Possiamo immaginarlo come un insieme di un qualcosa dove evidentemente deve, questo parliamo chiaramente dell'impianto tradizionale, dimenticavo di dire questo ciclo, lo stavo dicendo all'inizio, viene eseguito quando vogliamo trasformare, come al solito, energia termica, perché la nostra fonte primaria di energia, in energia meccanica, sfruttando come fluido motore un liquido come l'acqua. Okay? E sarà lo stesso qualunque sia la fonte di questa energia primaria. Nel senso che abbiamo detto, questa quantità di calore, ormai lo sappiamo bene, la possiamo ottenere a spese dell'energia potenziale chimica di un combustibile, l'abbiamo studiato fino a pochi giorni fa, appunto questo tipo di processo. Potremmo trovarlo praticamente preconfezionato, questo vapore presente nel sottosuolo, laddove si può sfruttare quella che abbiamo chiamato energia geotermica. Potremmo arrivare a temperature tipo questa del punto 3 sfruttando la radiazione solare, gli impianti cosiddetti solari termodinamici, si chiamano così, anche tipicamente a concentrazione per essere più precisi, che consentono appunto di raggiungere temperature così elevate. Ancora potremmo ottenerlo da una reazione non più chimica ma da una reazione nucleare, okay? A seguito della quale si producono elevatissime quantità di calore che poi vengono cedute all'acqua, e più o meno segue questo percorso e comunque lo porta appunto dentro. Benissimo, quindi abbiamo detto, noi non ci occupiamo del nucleare, l'abbiamo detto il primo giorno, e
diciamo, qualora si sfruttasse il geotermico o il solare, è chiaro che il ciclo resta quello, l'impianto praticamente sostituirebbe, diciamo, a questa scatola che abbiamo chiamato generatore di vapore con un componente all'interno del quale appunto si riesce a trasferire dalla fonte primaria geotermica o solare al nostro fluido motore, quello che è quell'acqua che abbiamo trattato per renderla compatibile con i materiali del nostro impianto, e alla quale appunto queste fonti andrebbero a cedere il proprio contenuto di energia termica. Se come, come abbiamo visto, con una percentuale ancora nettamente preponderante, la nostra fonte di energia termica, la nostra fonte primaria è ancora una volta l'energia potenziale chimica di un combustibile, ecco che nel nostro impianto compare questa scatola qui, dove evidentemente che cosa deve accadere in quella scatola? Da una parte si deve materialmente produrre l'energia termica tramite una reazione di combustione del tipo che abbiamo visto pochi giorni fa, perché appunto la nostra fonte primaria è ancora una volta un qualunque combustibile, okay, che reagendo, come sapete, in qualche modo, non mi prendo neanche la briga di riscriverla, insomma, avrà come risultato rilasciare energia termica. Chiaramente la differenza di fondo con l'impianto con turbina a gas a circuito aperto, di cui ci siamo occupati fino a qualche giorno fa, è che necessariamente questi impianti dovranno essere a combustione esterna, nel senso che, appunto, ricordate la definizione, no? Combustione esterna o interna, significa che questi due aggettivi si riferiscono alla partecipazione o meno del fluido di lavoro alla reazione di combustione. È evidente che una volta che abbiamo scelto come fluido di lavoro l'acqua, è chiaro che non potrà partecipare alla reazione di l'acqua non potrà partecipare alla reazione di combustione, e quindi il calore all'acqua bisognerà cederlo per scambio termico, e quindi questo è il significato di combustione esterna al fluido di lavoro. Cioè, la combustione deve avvenire perché io devo avere la produzione di una certa quantità di calore, e chiaramente da dove lo tiro fuori? Lo tiro fuori sfruttando la fonte naturale, la fonte che la natura mi ha messo a disposizione, quella cosiddetta di energia primaria, che abbiamo chiamato in questo caso, in questo esempio, energia potenziale chimica del combustibile, e ottengo da questo appunto la mia fonte di la mia energia termica che mi serve. Questa poi la devo trasferire mediante appunto uno scambio termico al mio fluido di lavoro, in questo caso all'acqua che esce dalla pompa nelle condizioni del punto 2. Quindi sostanzialmente in questa scatola che cosa ci sarà? Che cosa viene a simboleggiare questo rettangolo che abbiamo qui disegnato? A simboleggiare la compresenza di una parte di sistemi dove si realizza questa reazione, quella che ormai ci è familiare, sulla quale ci siamo trattenuti abbastanza a lungo qualche settimana fa, ok? E una volta è avvenuta quella reazione, quei prodotti della combustione chiaramente in questo caso non andranno ad espandere in turbina, ma entreranno in degli scambiatori di calore, dei grossi scambiatori di calore, in modo da trasferire il proprio contenuto di energia termica
a quell'acqua così come è uscita dalla pompa nelle condizioni del punto vivere. Quindi ci saranno all'interno di questo generatore da una parte una zona dove materialmente avviene la reazione di combustione, ma questo appunto in questi impianti diciamo, ci interessa relativamente proprio perché sarà una combustione esterna al fluido di lavoro. Il nostro liquido non la vede proprio questa, quindi materialmente è chiaro che da qualche parte deve avvenire questa reazione con certe modalità, ma non influenza direttamente le caratteristiche del ciclo, così come invece accadeva nei cicli già che abbiamo studiato, cosiddetti a combustione interna. Okay? Quindi sostanzialmente qui non rappresentiamo altro che dei grossi scambiatori di calore, dove il calore di quei gas prodotti dalla combustione deve semplicemente essere trasferito mediante scambio termico all'acqua, al vapore che si va via via formando. Quindi possiamo immaginare questa suddivisione in tre zone di questo generatore: la prima zona dove appunto andremo a fornire quello che abbiamo chiamato Q1 primo, cioè tutto il calore che serve per portare in condizioni di saturazione il liquido, quindi da 2 a 2 primo. Poi ci sarà, diciamo, fisicamente non cambia granché, sono sempre degli scambiatori di calore in cui, diciamo, il fluido quindi raggiunge prima, gli fornisco uno primo e lo porto in condizioni di saturazione, poi gli fornisco Q1, abbiamo chiamato Q1 secondo, che gli serve, che al fluido serve calore, gli serve per evaporare completamente, quindi fino ad arrivare nelle condizioni del punto 2 segnato. E poi avrò ancora scambio termico fra, questa volta, fra il vapore secco che si è appena formato e sempre questi gas caldi che erano il risultato della reazione di combustione. Ecco, questo qui non l'abbiamo scritto. Fornisco questa ulteriore aliquota di calore, chiamiamola Q1 terzo, in modo tale da far raggiungere al fluido le condizioni di vapore surriscaldato rappresentate dal punto 3 del nostro diagramma. Ok? A questo punto, quindi, come abbiamo detto più volte, il fluido è pronto per lavorare, per entrare quindi nella macchina motrice dove dovrà accedere l'energia, l'entalpia acquisita, rappresentata dall'entalpia del punto 3, e nella macchina motrice che sarà una turbina, e qui, diciamo, anche graficamente non troviamo grosse differenze con la turbina a gas che abbiamo studiato precedentemente, quindi una macchina motrice che sfrutterà quindi l'entalpia di questo vapore surriscaldato e per produrre il lavoro di espansione. Okay. E alla fine appunto il vapore, vedete, esce dalla turbina, come si vede dal piano TS, in condizioni di vapore saturo, con un titolo abbastanza elevato, di questo poi parleremo in seguito, e chiaramente deve esserci necessariamente un altro
componente. Su questo fatto che sia necessario pure torneremo a breve, però adesso completiamo il nostro discorso e quindi diciamo un componente all'interno del quale deve avvenire quest'ultima trasformazione, che è una trasformazione con la quale sottraiamo al vapore il suo calore di vaporizzazione per portarlo in fase di per condensarlo, e che quindi chiaramente si chiamerà condensatore, evidentemente, che non c'ha niente a che vedere col condensatore che si adopera nei circuiti elettrici, però si chiama così, è un componente dove si realizza la condensazione di un vapore, come lo vogliamo chiamare? Lo chiamiamo condensatore, ok? Che ci riporta tramite la condensazione, appunto, sottraiamo il calore più condensato. Ok. Questo per introdurre questo tipo di ciclo, questo tipo di impianto. So che già le avete viste fisica tecnica, però era necessario richiamare tutto ciò. Se ci sono dei dubbi su questa introduzione, come al solito, prima di aggiungere cose un po' nuove, un po' diverse, se ci sono dei dubbi proprio in partenza, come al solito è bene chiarirli subito, quindi fatemi sapere tranquillamente.